Ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con voi per un'occasione molto speciale, ovvero per partecipare al progetto ideato da Melania Costantino relativo ai Nobel per la letteratura. Questa è la quarta edizione, detta edizione speciale, perché a differenza delle precedenti, in questo caso i partecipanti potevano scegliersi liberamente lo scrittore. Innanzitutto ringrazio Melania perché mi ha permesso di far parte di questo meraviglioso progetto. Vi invito ad andare a curiosare qui sotto nell'info box, perché avrete l'elenco di tutti gli altri partecipanti e ogni sabato ci sarà almeno un intervento. Credo che questo sabato ce ne siano addirittura tre, comunque sono elencati tutti sotto. Oltre ad aver avuto la possibilità, attraverso quello che è alla fine un gioco, un divertimento, di scoprire nuovi autori, ho anche scoperto dei nuovi canali. È in questi casi che secondo me il concetto di condivisione assume la valenza più virtuosa, più alta. Il poter condividere, ma non per insegnare qualche cosa, perché assolutamente quello che vi dirò io sono semplicemente delle mie riflessioni, mie impressioni di lettura, però chissà mai che permettano a qualcuno che non conosce questi autori di avvicinarsi in qualche modo ad essi, per poi essere portati a prendere in mano questi libri e a leggerli. Ma veniamo al tema di questo video. Io ho voluto scegliere un libro della poetessa polacca Wisława Szymborska, che quasi certamente non avrò pronunciato nel modo corretto. Ho scelto di leggere questo libro perché l'avevo già acquistato, quindi quando Melania mi ha chiesto se volessi partecipare a questo progetto, subito ho guardato tra i libri che avevo già e che non avevo ancora letto se ci fossero libri di premi Nobel. La Szymborska era lì con le sue letture facoltative nello scaffale che mi chiamava. Il mio amore per questa poetessa è iniziato l'11 novembre 2017 sul treno Firenze-Milano. Prima di salire sul treno alla stazione avevo acquistato questo libretto, Amore a prima vista, una piccola antologia che racchiude le poesie a tema amoroso di questa poetessa polacca. Tutto iniziò da questa lettura. Rimasi folgorata dalla bellezza di alcune sue liriche. Qualche mese dopo lessi questo volumone, sempre pubblicato da Adelphi, racchiude tutte le poesie dal 1945 al 2009. Considerando che lei è morta nel 12, ci sono quasi tutte le poesie. In questo appuntamento ho deciso di scegliere invece un testo in prosa, l'unico che è stato pubblicato in Italia, credo. Wisława Szymborska vinse il Nobel per la letteratura nel 1996. All'epoca in Italia questa nomina creò un certo scalpore, perché per i più era un illustre sconosciuto. Nel 96 la poesia polacca in Italia era veramente poco diffusa. Considerate che soltanto l'editore Vanni Scheiwiller, di cui tra l'altro vi ho parlato anche in uno dei miei preferiti del mese di un po' di tempo fa, un editore geniale, soprattutto un grandissimo uomo di cultura, lui aveva capito la grandezza della Szymborska e aveva pubblicato in Italia la prima raccolta, Gente sul ponte. Ora quell'edizione è introvabile, però la raccolta ovviamente la trovate nel volumone di Adelphi. Scheiwiller aveva avuto un certo intuito, forse era stato aiutato dalla moglie, perché non so se sapete che la moglie di Scheiwiller è polacca. In Polonia questa poetessa era già parecchio nota. Considerate che lei pubblicò la sua prima raccolta di poesie nel 52. In Italia non la conosceva nessuno, perché all'epoca la Polonia era considerata marginale sia da un punto di vista economico sia soprattutto culturale. Ma a distanza di pochi anni le cose cambiarono, di colpo diventa una scrittrice di culto. Noi italiani arriviamo sempre per ultimi, perché le sue traduzioni in America, in Russia, c'erano già da parecchi anni. Pensate che la traduttrice russa fu la Anna Akhmatova. Io direi che forse il modo migliore per addentrarsi in un autore è cercare di farlo dall'interno, e vorrei partire leggendovi un passo del discorso tenuto in occasione del conferimento del premio Nobel. Ho menzionato l'ispirazione. Alla domanda su cosa essa sia, ammesso che esista, i poeti contemporanei danno risposte evasive, non perché non abbiano mai sentito il beneficio di tale impulso interiore. Il motivo è un altro: non è facile spiegare a qualcuno qualcosa che noi stessi non capiamo. L'ispirazione non è privilegio esclusivo dei poeti e degli artisti in genere. Cioè, c'è stato e sempre ci sarà un gruppo di individui visitati dall'ispirazione. Sono tutti quelli che coscientemente scelgono un lavoro e lo svolgono con passione e fantasia. L'ispirazione, qualunque cosa sia, nasce da un incessante non so. Per questo apprezzo tanto due piccole paroline, non so, piccole ma alate,
Parole che estendono la nostra vita in territori che si trovano in noi stessi e in territori in cui è sospesa la nostra minuta terra. Anche il poeta, se è vero poeta, deve ripetere di continuo a se stesso, non so. Con ogni sua opera cerca di dare una risposta, ma non appena ha finito di scrivere già lo invade il dubbio e comincia a rendersi conto che si tratta di una risposta provvisoria, del tutto insufficiente. Perciò prova ancora una volta e un'altra ancora, finché gli storici della letteratura non legheranno insieme prove della sua insoddisfazione di sé chiamandole patrimonio artistico. E più avanti viene la parte che io preferisco. Il mondo, qualunque cosa noi ne pensiamo, spaventati dalla sua immensità e dalla nostra impotenza di fronte a esso, amareggiati dalla sua indifferenza alle sofferenze individuali di uomini, animali e forse piante, qualunque cosa pensiamo di questo smisurato teatro per cui abbiamo sì il biglietto d'ingresso, ma con una validità ridicolmente breve, limitata dalle due date categoriche, qualunque cosa noi pensiamo di questo mondo, esso è stupefacente. Questo discorso fa riflettere moltissimo sul senso dell'esistenza. È proprio lo stupore che costituisce la premessa e anche il fondamento della sua poesia. Uno dei pregi della sua poetica, secondo me, è quello di porre delle domande che sono di un'estrema semplicità. Il suo linguaggio poetico, per esempio, fa pochissimo uso di aggettivi. È molto parca di aggettivi lei. Utilizza sempre un lessico quotidiano, parole e anche situazioni che emergono dall'osservare la quotidianità. La trae sempre ciò che è singolo, ciò che è particolare. Le sue sono poesie minimali, ironiche, filosofiche, scritte sempre in un linguaggio estremamente semplice, quasi colloquiale. Questa leggerezza non è assolutamente pochezza. Per rendere un testo semplice ci sta dietro tantissimo studio. La sua poetica dà da riflettere moltissimo, perché è un invito a cercare di essere noi stessi, cercare di salvarci dall'omologazione, dalla massificazione, cercare di emergere per quello che siamo, nella nostra semplicità. Se ci pensiamo, non è assolutamente facile in un mondo di ostentazione come quello dove viviamo ora. Al giorno d'oggi la semplicità è quasi un atto eroico. Voglio leggervi una poesia intitolata Possibilità. Preferisco il cinema, preferisco i gatti, preferisco le querce sul fiume Varca. Preferisco Dickens a Dostoevsky, preferisco me che vuol bene alla gente e a me che ama l'umanità, preferisco avere sotto mano ago e filo, preferisco il colore verde, preferisco non affermare che l'intelletto ha colpa di tutto, preferisco le eccezioni, preferisco uscire prima, preferisco parlare con i medici d'altro, preferisco le vecchie illustrazioni a tratteggio, preferisco il ridicolo di scrivere poesie al ridicolo di non scriverne, preferisco in amore gli anniversari non tondi da festeggiare ogni giorno, preferisco i moralisti che non promettono nulla, preferisco una bontà avveduta ad una credulona, preferisco la terra in borghese, preferisco i paesi conquistati a quelli conquistatori, preferisco avere delle riserve. Preferisco l'inferno del caos all'inferno dell'ordine. Preferisco le favole dei Grimm alle prime pagine. Preferisco foglie senza fiori a fiori senza foglie. Preferisco i cani con la coda non tagliata. Preferisco gli occhi chiari perché gli oscuri. Preferisco i cassetti. Preferisco molte cose che qui non ho menzionato a molte pure qui non menzionate. Preferisco gli zeri all'aria infusa che non allineati in una cifra. Preferisco il tempo degli insetti a quello siderale. Preferisco toccare ferro. Preferisco non chiedere per quanto ancora e quando. Preferisco prendere in considerazione persino la possibilità che l'essere abbia una sua ragione. Ricorrente nelle sue poesie più che l'aggettivazione, che invece, come vi ho detto, è molto spoglia, molto essenziale, sono invece le metafore insolite che riesce a creare. Spesso utilizza lo stratagemma di ribaltare i luoghi comuni. Voglio leggervi una poesia tra le mie preferite, che si intitola Vista con granello di sabbia. Vedete che in questa edizione c'è il testo polacco a fronte, voi direte, ma che cosa serve se non sai polacco? Invece serve parecchio, perché si vedono insomma figure di suono, le allitterazioni, le eventuali rime, anche se spesso le sue poesie non seguono degli schemi metrici, sono in versi sciolti. Lasciamo parlare la poetessa. Vista con granello di sabbia. Lo chiamiamo granello di sabbia, ma lui non chiama se stesso né granello né sabbia. Fa a meno di un nome, generale, individuale, permanente, temporaneo, scorretto, corretto, del nostro sguardo e tocco non gli importa, non si sente guardato e toccato, e che sia caduto sul davanzale è solo un'avventura nostra, non sua. Per lui è come cadere su una cosa qualunque, senza la certezza di essere già caduto o di cadere ancora. Dalla finestra c'è una bella vista sul lago, ma quella vista, lei, non si vede. Senza colore, senza forma, senza voce, senza odore, senza dolore,
è il suo stare in questo mondo. Senza fondo è lo stare del fondo del lago e senza sponde è quello delle sponde. Né bagnato né asciutto quello della sua acqua, né al singolare né al plurale quello delle onde che mormorano sorde intorno al proprio mormorio, intorno a pietre non piccole, non grandi. E tutto ciò sotto un cielo per natura senza cielo, ove il sole tramonta senza tramontare affatto e si nasconde senza nascondersi dietro una nuvola ingrata. Il vento la scompiglia senza altri motivi se non quello di soffiare. Passa un secondo, un altro secondo, un terzo secondo, tre secondi, però solo nostri. Il tempo passò come un messo con una notizia urgente, ma è soltanto un paragone nostro, inventato il personaggio, fittizio alla fretta e la notizia inumana. Non ci sono note al testo, però io credo che il granello di sabbia simboleggi l'esistenza umana. Ciò che commuove in questa poesia è l'attenzione che la poetessa ha verso la singolarità, singolo granello di sabbia che è visto sia dall'esterno sia con compartecipazione e sguardo inedito visto dall'interno. Lui non chiama se stesso né granello né sabbia, senza colore, senza forma, senza voce, senza odore, senza dolore è il suo stare in questo mondo, quando in realtà se ci si avvicina, se si prende una lente di ingrandimento, se si osserva l'altro con attenzione, la prospettiva cambia. Credo che abbia scelto anche granello di sabbia come simbolo sia dell'esistenza sia del tempo, perché c'è anche tra le righe l'immagine dello scorrere della sabbia della clessidra. È una poesia che a me ha dato ed ha ancora da riflettere molto, e questo suo modus operandi lo vediamo e nella poesia, ma anche, come cercherò di mostrarvi fra poco leggendo qualche passo delle letture facoltative, anche nella prosa. Mi sono servite queste citazioni per cercare di avvicinarvi a quella che è la lettura di cui vi voglio parlare. Ora però mi voglio mettere comoda, puntare la videocamera direttamente sul libro, perché vi voglio raccontare di che cosa parla facendovi degli esempi testuali. Eccoci qua ragazzi, mi sono messa per terra. In sostanza questo libro, Letture Facoltative, raccoglie una serie di recensioni, ce ne sono parecchie, vedete? Recensioni che la poetessa pubblica tra il 1967 e il 2002 su varie riviste quotidiane. Dovete sapere che aderì per un certo periodo della sua vita, seppur breve, al Partito Comunista. Quando nel 1966 decise di riconsegnare la tessera perché voleva definitivamente uscire dal Partito Comunista, una delle conseguenze che sicuramente non ci potrà stupire è che perse il lavoro che aveva in quel periodo, ovvero lei curava la sezione poesia di una nota rivista polacca con sede a Cracovia, città dove lei ha vissuto gran parte della sua vita. Dopo che ebbe lasciato il partito, la rivista non volle privarsi del tutto della sua collaborazione, anche perché aveva riscosso un certo successo di pubblico, aveva molti lettori affezionati, e quindi decise di continuare a farla collaborare proponendole di scrivere qualche articolo o recensione. Lei cominciò a scrivere degli articoli sotto forma di recensioni di libri definiti dello scaffale basso, ovvero tutti quei libri che non erano considerati degni di essere recensiti e finivano quindi in basso, e lei, che si è sempre schierata dalla parte delle cose perdute e trascurate, decise di prendere in considerazione libri delle tipologie più varie. Più che recensioni le definisce delle libere improvvisazioni sui temi più disparati, non necessariamente letterari, anche se qualcosa di letterario ogni tanto c'è. L'unica cosa che accomuna tutti questi libri è che appartengono ovviamente al panorama editoriale polacco dell'epoca. Io li definirei piuttosto che recensioni degli Elzeviri. L'Elzeviro all'inizio del Novecento era quell'articolo che era situato nella terza pagina del quotidiano e solitamente era di argomento letterario. Ecco, questi sono Elzeviri però di argomenti vari. Generalmente lei si occupa di tutti quei libri, sì, che venivano trascurati dalla penna dei recensori, ma che avevano in comune il fatto di andare letteralmente a ruba in libreria. Troviamo articoli di divulgazione scientifica, manuali di giardinaggio, fai da te. In apparenza quindi la Szymborska sembra quasi una lettrice onnivora, ma in realtà non è proprio così, perché dietro a questa presunta casualità del materiale in realtà c'è una selezione abbastanza spietata. Adesso vi voglio leggere un passo della prefazione che mi ha colpito molto. Mi sono resa conto di essere, di voler restare una lettrice amatoriale su cui non gravi l'imperativo di un'incessante valutazione. Per me talvolta un libro può costituire l'argomento centrale, tal'altra solamente il pretesto per abbandonarmi a fuggevoli associazioni di idee. Chi vorrà definire queste letture dei fogliettoni
Stone sarà nel giusto, mentre chi si impunterà sul termine recensione si sarà fatto una nemica. Quindi lo dice lei stessa che queste non sono delle recensioni. Poi più avanti dice: ritengo che la lettura sia il più bel passatempo mai escogitato dall'umanità. Con un libro in mano l'homo ludens è libero, almeno nella misura in cui gli è concesso di esserlo. È lui a stabilire le regole del gioco, obbedendo soltanto alla propria curiosità. È la curiosità quindi il tema di fondo di questo libro. I testi che lei prende in esame spesse volte vengono trattati in modo meramente strumentale, cioè magari estrapola un solo dettaglio, un pensiero che l'autore aveva buttato lì inavvertitamente e sviluppa con tutta una sua associazione di idee, magari un motivo collaterale. Sono come delle piccole divagazioni su tema. Lei prendeva un libro, lo leggeva e poi estrapolava qualche cosa. Anche in questi brevi testi in prosa possiamo trovare quelli che sono i temi cari alla poetessa. Innanzitutto l'ironia. L'ironia come difesa da un mondo del quale non si condividono gli ideali. E poi anche qua non dobbiamo farci ingannare dalla semplicità di questi testi, perché sembrano quasi dei giochi, dei divertimenti. Però a lei all'interno di ognuno riesce a dire qualche cosa di profondo. Spesso queste recensioni diventano un luogo per fare anche delle sottili provocazioni intellettuali, soprattutto verso la manualistica, perché dovete considerare che all'epoca in Polonia uscirono tantissime traduzioni di manuali di stampo americano sul fai da te, sulla casalinga perfetta. Mi ha fatto molto ridere una recensione sul libro intitolato 100 minuti per la propria bellezza. Considerando il contesto socio-culturale nel quale vengono pubblicati questi testi, il tutto fa veramente sorridere. Erano dei manuali di difficile applicazione all'epoca, quindi uno dei fili di fondo è questa critica verso l'editoria coeva. Tutto è fatto con estremo garbo. La sua è un'ironia culta, sempre molto controllata, non sfocia quasi mai nel sarcasmo. Poi sì, ci sono anche delle recensioni di testi letterari. Pensate che io ho scoperto l'esistenza dei diari di Thomas Mann soltanto grazie a questo libro, quindi è anche uno strumento bibliografico non indifferente, ragazzi. Vi faccio vedere come sono strutturati. Per esempio questo, l'importanza di farsi spaventare, il titolo dell'articolo, che in realtà è la recensione delle fiabe di Hans Christian Andersen, e trovate qui in fondo la notazione bibliografica. E così per tutti. Una cosa che mi ha colpito tanto di questi testi è che lei evita sempre gli intellettualismi, ed è bello vedere come la stessa passione che magari la anima quando legge i saggi di Montaigne, cioè nel Zeviro che ne parla, questo intitolato Per un pelo, proprio perché lei si meraviglia del fatto che ci siano giunti che non siano stati bruciati prima. La stessa passione con cui scrive di Montaigne la utilizza magari quando recensisce il libro sugli uccelli di Polonia. Per farvi un esempio vi voglio leggere questo, A sangue freddo. Si tratta della recensione del libro di Adam Troborski, Terrarium. Perché mi sono messa a leggere questo libro? Non ho intenzione di farmi un terrario in casa e ancor meno un acquaterrario. Non ci penso proprio ad allevare anfibi o rettili, per quanto belli possano essere. Non voglio una testuggine del Caspio o una tartaruga del Peloponneso, né un rospo ostetrico o un rospo calamita, né voglio una rana ungulata e nemmeno una rana ridibunda, neanche un camaleonte che pure sa muovere gli occhi separatamente, ad esempio uno verso l'alto e uno di lato, cosa che senz'altro deve arrecargli grande soddisfazione, e nemmeno uno pseudopo, detto in Polonia pancia galla. Pensate che zoom, saltando un po', non ho nello spazio né il tempo necessario per questa combriccola, né temo sangue freddo indispensabile per somministrare il dovuto nutrimento. Più avanti, in una parola, non sono il destinatario ideale di questo libro. Lo sto leggendo soltanto perché, fin dall'infanzia, mi è sempre piaciuto accumulare nozioni superflue. D'altra parte, come si fa a sapere in anticipo che cosa sia necessario e che cosa no? Le legge un libro, poi ne estrapola qualche cosa del contenuto che le permette di fare delle riflessioni, delle osservazioni, per lo più, come avete visto, ironiche, inserendo spesso dei tratti biografici. Considerate che la poetessa è sempre stata una persona molto riservata, non amava l'invadenza. Nelle interviste ha sempre detto che tutto quello che si doveva sapere di lei è contenuto nelle sue poesie. Beh, ecco, c'è molto di lei anche in queste letture facoltative. Ne ho trovati alcuni riguardanti testi che io stessa ho letto. Per esempio questo intitolato Un grande amore è la recensione del diario di Anna
Dostoevskia, Anna Grigorievna Dostoevskia, che in polacco era stato tradotto Mio povero Fedia, quindi col diminutivo, non Fyodor, mentre da noi credo che il titolo sia Dostoevskij mio marito. Avevo parlato di quel libro tra l'altro qualche anno fa e non ce n'è per tutti i mesi. Per la primavera del 1867, quasi subito dopo le nozze, il 46enne Dostoevskij lasciò la Russia per la Germania insieme con la consorte ventenne. Difficile chiamare viaggio di nozze o luna di miele una simile trasferta. In buona sostanza lo scrittore scappava dai creditori e meta della sua fuga erano i casinò tedeschi, dove intendeva vincere un bel gruzzolo. In quei giorni Anna tiene un diario e poi dice: verrebbe da pensare che la giovane moglie nutrisse nei confronti del suo malato, maniacale, geniale marito anzitutto un senso di compassione. Anna lo amava invece devotamente, con approvazione cieca e incondizionata. Oggettivamente, a fianco del suo Fedia, Anna conobbe un inferno di angoscia, incertezza e umiliazioni, ma soggettivamente accanto a lui si sentì felice e non fu nemmeno in grado di immaginare una felicità maggiore. Abbiamo a che fare con il fenomeno del grande amore. In questi casi un osservatore esterno è solito chiedere: ma che ci troverà poi lei, lui, in lui, lei? Lasciamo pure senza risposta queste domande. Il grande amore fa a meno di motivazioni. È come un albero nato non si sa come su un pendio roccioso. Non si capisce bene come faccia a starci, da dove tragga la linfa, grazie a quale miracolo riesca a mettere le sue foglioline verdi. Eppure esiste ed è verde. Evidentemente ha trovato quel che gli è necessario per vivere. Parte con una neanche troppo velata critica verso Dostoevskij uomo, per poi finire con questa chiusa malinconica e romantica. Poi ci sono quelli più divertenti, per esempio questo intitolato Nessuna via di fuga, che è la recensione di un libro sugli incidenti domestici, una sorta di manuale che racchiude tutti i tipi di incidenti che ti possono capitare in casa. Sentite l'incipit di questo: starsene a casa è terribilmente pericoloso, a ogni passo rischiamo di morire e di rimanere invalidi, e bisogna aggiungere: quante più comodità offre la nostra dimora, tanto più numerose sono le possibilità che avvenga una catastrofe. Viene la parte più interessante, più autobiografica, in cui scrive: una volta a una lettura poetica mi fu chiesto perché invece di recensire opere di narrativa mi occupassi di libri di divulgazione scientifica nonché dei più svariati manuali. Risposi che in questo genere di pubblicazioni apprezzo soprattutto il fatto che di norma non finiscono né bene né male. Adesso mi accorgo che dovrei rivedere le mie posizioni e riformulare quel giudizio. Ci troverete un po' di tutto, dalla manualistica alle biografie. È un testo che diverte, fa riflettere e a tratti anche commuove. Il tono che la contraddistingue, esattamente come per le poesie, è quello della leggerezza. Vi consiglio magari di leggerne uno o due al giorno, così lo fate durare un po' di più. Per colpa della Zimboschka adesso voglio assolutamente recuperare dei libri, prima di tutto i diari di Thomas Mann, poi voglio recuperare anche un libro di matematica sul teorema di Fermat e infine, e questa sarà una delle prime cose che aggiungerò alla mia lista di desiderata, voglio assolutamente leggere le poesie di Miloš. Ecco, l'ultimo testo racchiuso in questa raccolta tiene l'unica recensione di un testo poetico. Questo testo vi farà divertire, vi farà sorridere, però vi porterà anche tantissimi spunti di lettura, quindi per me è un testo super consigliato. Eccomi tornata di qua, giusto per salutarvi e ringraziarvi se siete arrivati a questo punto del video. Qui sotto nell'info box troverete tutti i libri che ho citato, il volume che raccoglie tutte le poesie fino al 2009, che vi consiglio caldamente. Ecco, se non avete mai letto nulla di lei, iniziate assolutamente dalla sua poesia. Vi consiglio anche che la raccolta Basta così, che racchiude tutte le poesie che non sono incluse in questo volume. Sono poche perché il volume è veramente esile, però la cosa bella è che in fondo avete anche gli autografi, potete vedere la grafia, soprattutto tutte le cassature, tutte le correzioni che la Zimboschka apportava ai suoi componimenti, cioè come lavorava questa poetessa. L'unica cosa è che il traduttore non è lo stesso e questo purtroppo si sente, perché io mi sono affezionata anche al traduttore. Pietro Marchesani non era un semplice traduttore, era a sua volta secondo me un po' poeta, riesce a ricreare diverse figure di suono. Purtroppo, essendo deceduto, la traduzione
traduzione è stata fatta da Di Silvano De Fanti. Mentre il libricino Amore a prima vista, ve lo consiglio se volete semplicemente leggere alcuni componimenti per farvi un'idea, però considerate che è incluso in La gioia di scrivere tutte le poesie, quindi è un po' un di più, e il traduttore ovviamente lo stesso. Poi vi volevo consigliare questo, che è un libro che io sto leggendo proprio in questi giorni, anzi sono più o meno a metà. Cianfrusaglie del passato, la vita di Wisława Szymborska, scritto a quattro mani da Anna Bikonk e Joanna Zwerzna. Questi sono i nomi delle autrici, impronunciabili. Secondo me questa è una biografia ben riuscita. Le due autrici, considerando il fatto che la poetessa non voleva concedere loro inizialmente delle interviste, avevano cercato elementi biografici all'interno delle letture facoltative. Abbiamo visto che di riferimenti autobiografici ne contiene veramente parecchi questo testo. Attraverso quegli accenni nelle letture facoltative sono andate ad indagare anche negli archivi delle riviste alle quali lei aveva collaborato per anni. Ne esce una biografia veramente interessante. C'è anche un apparato di fotografie molto belle. Guardate, questa è lei da giovane. Sto riuscendo anche a contestualizzare molte delle sue poesie, perché l'edizione italiana non ha commento, non ci dice neanche le circostanze compositive dei componimenti, mentre in questo libro trovate tutto. Nonostante sia un libro storico biografico, è intervallato da moltissime citazioni, interviste. Giusto per farvi un esempio, mi ha colpito molto apprendere quando lei cominciò a scrivere poesie. Pensate che cominciò bambina, padre usava darle 20 centesimi per ogni poesia che fosse divertente, che non contenesse né confidenze né lamenti. Questo aneddoto mi ha fatto sorridere, così come molti altri. Edito anche questo da Adelphi. Niente ragazzi, spero di non essere stata troppo noiosa, di essere riuscita nel mio piccolo magari a incuriosirvi. Grazie a quelli che sono arrivati a questo punto del video, vi mando un bacio, un abbraccio, e se volete ci vediamo al prossimo video.